ricevuto a quest'ora almeno una sessantina di telefonate in qualche modo collegate al Covid. Di nuove suoi concittadini? Sì, evidente, di nuove positività o per fortuna anche di accertate negatività, questo è importante. Qualche procedura, di qualche protocollo sta finendo, quindi qualcuno esce dalla procedura Covid perché ha finito, non è più, non ha sintomi, non è più positivo. Quindi insomma, qualche buona notizia, ma anche ancora parecchie cattive notizie, diciamo. Lockdown di marzo, Corbara, zero contagi. Arriviamo a novembre, a quanti siamo? Siamo a più di 60. Addirittura? Stamattina siamo a più di 60, ma io ho detto che così continuando le cose, la settimana prossima, insomma, i numeri sono numeri, c'è poco da discutere. Così stando le cose, alla fine della settimana prossima rischiamo di arrivare a 100 contagiati, il che significa avere un contagiato ogni 26-27 abitanti. Ed è, diciamo, una scelleratezza, perché io non riesco a capire la strategia di chi ci governa, non la capisco davvero, da uomo dello Stato non la posso capire. Io passo dal dover seguire chi è positivo alla malattia, al virus, a dover dare poi conforto a chi è economicamente già segnato. Allora dobbiamo capire dove stiamo andando, che cosa vogliamo fare. Siamo sicuri che noi con questa gestione non costringeremo i cittadini a Natale a distruggerli economicamente e a chiuderli in casa e quindi passeremo il peggior Natale della nostra vita? Questo è il punto, perché sicuramente se una misura più stringente fosse stata fatta agli inizi di ottobre, oggi noi vedremmo la luce all'orizzonte, sicuramente vedremmo la luce all'orizzonte, ma io non posso, perché questo è paradigmatico, l'esempio di Corbara, una cittadina che non arriva a 2700 abitanti, è il paradigma di quello che sta succedendo a livello nazionale. In presenza di misure forti come quelle di marzo, noi abbiamo avuto zero contagi, ma non per un giorno, per sei mesi zero contagi. Oggi sistema incontrollato, perché poi le misure si fanno, se le fai forti devi vedere se le riesci a realizzare, se le fai deboli non le controllerai mai, perché non abbiamo un apparato in grado di controllare. Io l'altro giorno ho sentito il Viminale che diceva che in tutta Italia avevano elevato 1000 verbali, come se chissà quale successo fosse. 1000 verbali, c'è vergogna perfino di fare il comunicato dal Ministero dell'Interno per dire che in tutta Italia sono state elevate 1000 verbali da contravvenzione alle norme anti-Covid. È ridicolo, sfioriamo il ridicolo. La vedo particolarmente nervoso. Ma perché tutto questo sta distruggendo anche le relazioni sociali tra i cittadini. Qui non stiamo distruggendo solo l'economia, distruggiamo la convivenza civile dei cittadini. Stiamo arrivando, e lo vedo in una piccola comunità come questa, all'homo homini lupus, se lo ricorda? Cioè, nel senso che un cittadino vede nell'altro un nemico, perché lo può infettare, perché ritiene che l'altro ha avuto, come dire, un'attenzione maggiore di un altro, che possa essere dai sanitari, da un ospedale, dalla ASL, dal comune, da chiunque. Noi stiamo minando la convivenza civile dei cittadini. Lei da sindaco come può intervenire sulla vita della sua comunità? Può chiudere qualcosa, strade? Noi abbiamo semplicemente chiuso delle strade di accesso, e anche qui vorrei dirlo a qualche buon tempone: è facile starsene dietro la poltrona al caldo in casa propria senza alzare una mano per gli altri e giudicare. Io ho chiuso le stradine di accesso a Corbara non per volontà di fare, come dire, il ducetto del luogo, ma l'ho fatto semplicemente perché i miei cittadini in questo momento, profondamente feriti per quello che sta succedendo, hanno bisogno di tranquillità psicologica. Anche vedere per le strade di Corbara, nei centri storici, perché c'è l'abitudine di venire qui a correre, a passeggiare, a centinaia ogni giorno, e mi fa piacere, ma vedere persone sudate, senza mascherina, a cui il sindaco prega di mettere la mascherina con modi garbati, dà alle persone, specie a quelle anziane, una insicurezza psicologica di cui oggi non hanno bisogno. Quindi o si fanno sacrifici tutti assieme, oppure io arrivo d'imperio, lo faccio sulla base della protezione sanitaria che devo dare ai miei cittadini.
nelle piazze io vado io la sera a convincere i ragazzi a rientrare, perché comunque il coprifuoco c'è da una certa ora, perché abbiamo chiuso pure le piazze di Corbano. Qui c'è poco da scherzare.